Io direi che si può iniziare a questo punto. Il titolo è Protezione delle sorgenti, normativa e criticità. Questa è una cosa che mi colpisce sempre, quanto spesso le norme siano precise, puntuali, studiate nei minimi particolari per essere poi generalmente in gran parte disattese o posticipate, tenute in poca considerazione. Le norme ci sono e le criticità, ahimè, ci sono anche, perché se tu non difendi la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, non la difendi secondo dei sistemi effettivamente efficienti, ti trovi poi ad avere, a non, rispe non rispettando la risorsa, ad avere poi dei problemi ad approvvigionamenti. Questo è scontato, perché se io lascio inquinare una sorgente, quella sorgente lì non la posso più usare per gli usi umani, spesso neanche per altri usi, e ho perso una parte della risorsa che non riuscirò a recuperare tanto facilmente. Il problema è questo. Ora noi abbiamo fatto, come Comitato Acqua, una delibera di indirizzo rivolta al Comune di Torino affinché il Comune di Torino dia mandato al sindaco della città, sindaco che è socio di maggioranza della SMAT, che è il nostro distributore di acqua potabile, affinché faccia pressione sul distributore, cioè sulla SMAT, riguardo a un certo numero di problemi. Problemi che sono la tariffa, ma non solo la tariffa, non solo la manutenzione dell'acquedotto, ma anche la tutela delle fonti. E a questo riguardo bisogna fare un po' di, mi spiace, devo fare un po' di nomenclatura prima, tanto per intenderci come si deve. Allora, vedete qua c'è uno schema sostanzialmente, dove sono praticamente individuate tutte le sorgenti possibili. Perché trovate le sorgenti di acque superficiali, cioè fiumi, laghi, eccetera, le sorgenti che derivano da un acquifero superficiale. L'acquifero superficiale, vale a dire la falda freatica, ha una struttura particolare, sostanzialmente c'è uno strato impermeabile sotto, che può essere roccioso o limoso, cioè argilloso sostanzialmente, mentre invece verso la superficie si tratta di materiale drenante, quindi lo strato impermeabile blocca l'acqua che filtra attraverso il materiale drenante e ne fa una specie di serbatoio. Esistono però degli strati acquiferi più profondi che sono confinati o semiconfinati. Cosa vuol dire? Confinato vuol dire che è un serbatoio d'acqua sostanzialmente, che è bloccato da entrambe le parti, sopra e sotto, da strati impermeabili, spesso anche dai fianchi. Se non è bloccato dai fianchi, viene detto semiconfinato. Sono le falde profonde, sono quelle falde profonde che quando per qualche, e generalmente sotto pressione, che per qualche motivo particolare, tettonico, quello che è, riescono ad arrivare quasi in superficie, danno origine alle falde artesiane. Avete presente i pozzi artesiani? Ecco, allora questa è la struttura di quello che noi abbiamo generalmente. Va da sé che c'è una differenza fondamentale di ripascimento, cioè di ricarica delle falde, tra le falde superficiali e le falde profonde. Ma una falda che si dice confinata, quando se io verso un litro d'acqua, prima che questo litro d'acqua arrivi alla falda profonda, passano decine di anni. Dell'ordine dei 40 anni. Questa è la definizione di falda confinata. La falda superficiale invece si ricarica abbastanza in fretta, insomma, dipende dal tipo di terreno che c'è, più o meno drenante, più o meno spesso anche, però è sempre una ricarica abbastanza veloce. Le falde semiconfinate che vi dicevo possono ricevere un minimo di infiltrazione generalmente dai fianchi o da piccole fratture negli strati generalmente rocciosi. Parliamo quindi di questa cosa qua. Rimane abbastanza chiaro capire che è molto più facile andare a prendere acqua dalla falda superficiale rispetto alla falda profonda. Anche perché non è sempre detto che la falda profonda sia più pulita di quella superficiale.
Tante volte la falda profonda ha degli inquinanti che derivano semplicemente dalle rocce che la confinano. Quindi se io ho delle falde profonde che vengono in zone che sono, per esempio, sfruttate dal punto di vista minerario, quelle falde profonde lì non le posso usare. Quelle che ci sono vicino a Ivrea sono inquinate dal manganese delle miniere che c'erano vicine, cioè sono confinate in rocce ricche di questi materiali e quindi hanno un loro inquinamento chimico che non viene dall'attività umana, viene semplicemente dalla natura del terreno in cui ci sono, insomma, è così. Quindi è più facile utilizzare le falde superficiali. Il discorso di dire esaurisco la falda superficiale e vado un po' più giù e prendo quella profonda, non è un bel discorso. Uno, perché la falda superficiale, come vi ho detto, si ricarica in fretta, mentre la falda profonda non si ricarica così facilmente. Quindi se io vado a svuotarla praticamente, a prendere troppa acqua da lì, non avrò nel tempo la stessa utilizzazione, non potrò ricavarne sempre la stessa quota di acqua. E questo è anche un problema. Allora, rimane il fatto che se io ho dei pozzi o delle sorgenti che versano acqua, da cui prendo l'acqua, c'è la necessità di ricavare dell'acqua che sia mediamente abbastanza pulita, trattabile, perché non posso andare a prendere acqua che ha bisogno di interventi di depurazione molto, molto raffinati, molto, molto difficili da fare, molto costosi alla fine e spesso anche lunghi. Quindi si crea il problema di difendere questi punti di presa dagli eventuali inquinamenti e da tutto quello che può succedere. Mi è venuta in mente una cosa, mi è venuta in mente da poco, avete presente la zona di Robassomero dove sono rimasti senza acqua per un po'? È colpa dell'alluvione. Colpa dell'alluvione, cioè delle piogge, eccetera. Non so per Robassomero, scusate, Montanaro. Che ha portato troppa acqua dove? Nella falda e nel serbatoio, acqua piovana, acqua di scolo. Quelle due sorgenti lì, nel serbatoio, nella sorgente di presa, evidentemente non erano difese contro gli eventi meteorici come avrebbero dovuto essere. E quindi la gente è rimasta senza acqua per un po'. Si è dovuto Pian piano probabilmente questa cosa si risolve, nel senso che l'acquedotto viene ripulito, eccetera, eccetera, anche la falda ha una sua capacità di ricostituirsi, però sono cose che non dovrebbero succedere perché in realtà sono uno spreco enorme della risorsa. Dunque, parlando del nostro gestore, uno si domanda per prima cosa quanti punti di presa ha il nostro gestore e come li gestisce. Perché abbiamo appena detto che bisogna salvaguardare queste sorgenti, bisogna in qualche modo difendere dagli inquinanti e dai problemi che possono avere. Non è un dato recente, è un dato un po' superato. Comunque, nel 2016 la SMAT usufruiva di 1669 punti di presa. Di questi 669 già alcuni erano in disarmo, adesso ne ha moltissimi di più perché ha acquisito piccoli acquedotti comunali, insomma, quindi ha ampliato il suo campo d'azione fino praticamente a tutta l'area della città metropolitana, della vecchia provincia. Però quante erano le aree di punti di presa veramente salvaguardati secondo quello che stabilisce il regolamento nazionale e il regolamento regionale? All'epoca erano 253. 253 sono pochissime rispetto già solo alle 1669, anche perché andando ben bene a vedere si scopre che gli studi per definire in maniera scientifica l'area di rispetto e l'area di tutela di queste fonti vengono preparati con un ritmo di 30-40 studi all'anno. 30-40 studi all'anno perché, vero, in alcuni casi possono essere molto lunghi e difficili, perché uno studio di salvaguardia si fa se hai già la stratigrafia abbastanza facilmente, perché riesci già a sapere qual è il contorno della falda, eccetera, eccetera. Se non hai questo tipo di supporto precedente,
devi andare di sondaggi, quindi piccoli sondaggi piezoelettrici e ne devi far tanti. E infatti il costo nel 2016 per ognuno di questi studi era di 122.000 euro. Quindi effettivamente non è una cosa tanto semplice da fare, però si va veramente a rilento. Il conteggio al 2033, che è il momento in cui scadrà l'affidamento, ne rimarranno ancora 696 di quelle 1669. Di tutte le altre che ha preso, bisognerebbe andare a fare un'indagine e vedere quante effettivamente sono state difese e quante no. Non solo. Il gestore ha ovviamente una responsabilità nei confronti di queste aree di protezione. L'area di protezione si suddivide in area di tutela assoluta, area di salvaguardia e area di protezione. Sono cerchi che si allargano sempre di più. Quanto mette SMAT per la manutenzione o anche solo semplicemente il controllo di questi punti e dello stato di queste dei manufatti anche che servono per creare queste aree? Bene, allora, nel 2020 mette 357.508 euro. È una cifra che non è neanche sufficiente per mandare un camion a fare un giro a vedere se tutto va bene, eh? L'anno dopo mette un cicino in di più, 370.068 euro. È veramente impressionante la cosa perché, insomma, com'è possibile rispetto ai bilanci di SMAT una cifra di questo genere dedicata alla manutenzione della salvaguardia delle fonti? È una cosa veramente irrisoria. Quali sono queste opere di salvaguardia delle fonti? C'è tutta una serie di norme che partono dal governo statale, attraverso la regione, attraverso le province o le città metropolitane, per atterrare nei comuni e dai comuni essere messe nelle regole per i gestori. Allora, le regole dello Stato sono abbastanza chiare e dicono, passano la palla alle regioni e dicono le aree di punti di presa devono essere salvaguardati e distinti, appunto, come vi dicevo, in zona di tutela assoluta, in zona di rispetto e in zona di protezione. E questo studio spetta alle regioni. Sono le regioni che devono individuare quali aree bisogna, non solo i confini, l'estensione, e le opere necessarie per mettere in piedi questo meccanismo. Ovviamente queste zone di protezione devono tener conto sia dei bacini imbriferi, cioè di tutto il bacino da cui l'acqua può arrivare in questo punto, che possono essere i fiumi, può essere anche semplicemente l'anfiteatro su cui piove e quindi l'acqua poi converge nel punto, questi sono, oppure le aree di ricarica delle falde, ad esempio in pianura. Quindi se io ho una falda che ha una certa estensione, devo pensare di salvaguardare se non tutta l'estensione della falda, se molto estesa, ma almeno una buona parte di quella che è nella quale io ho fatto il pozzo, perché ovviamente, quindi devo saperle queste cose. Cosa sono queste zone? Allora, la zona di tutela assoluta va da sé, è una zona generalmente abbastanza piccola dove ci sono i manufatti per la presa. Sono diverse a secondo se io ho un pozzo o una sorgente oppure un punto di presa di acqua superficiale. Ovviamente per il pozzo si tratterà di una zona abbastanza piccola intorno, dove non deve esserci transito di nessuno, soltanto le operazioni e soltanto i manufatti che servono per la presa dell'acqua. Se è una sorgente, dipende questa sorgente dov'è, se è una sorgente in caverna dovrò ovviamente escludere da qualsiasi attività umana o anche da qualsiasi frequentazione tutta la zona della caverna o del cunicolo da cui esce la sorgente. Se è una sorgente superficiale, questa zona di tutela si sposta su un fiume a monte, perché io ovviamente l'acqua scorre, quindi devo avere dell'acqua che arrivi tendenzialmente pulita e via discorrendo.
un'area immediatamente circostante ha un'estensione di regola, come minimo, di un cerchio di 10 metri di diametro, significano 314 metri quadri. 10 metri di diametro, 10 metri di raggio, scusami, 314 metri quadri, no? Ecco, questo è il cosiddetto criterio geometrico. Criterio geometrico è un criterio di massima, direi quasi di minima più che di massima, nel senso che è la cosa minima che devi fare, proprio quello che non esige nessuno studio precedente, non esige neanche una cura particolare. Tu dici, beh, l'area di tutela, faccio un cerchio 10 metri di raggio e ci siamo, e lì non deve entrare nessuno. Non è poi sempre così, perché se andiamo a fare veramente gli studi idrogeologici, vediamo poi che l'area di tutela assoluta può avere delle forme molto diverse. La zona di rispetto. La zona di rispetto è una delle cose più importanti. È intorno alla zona di tutela assoluta, è una zona di territorio che ha dei vincoli particolari, soprattutto rispetto alle attività umane, perché non ci devono essere delle cose o delle attività umane come certe attività agricole che implicano l'uso di concimi molto aggressivi, il pascolo del bestiame, sversamenti, non so, dipendenti da attività manufatturiere qualsiasi, quindi elementi chimici. Ma anche altre cose, tipo lo scolo delle acque piovane dalle strade, che è sporchissimo generalmente, è una delle acque più sporche che si possono immaginare. Non lo so, la presenza, ad esempio, vicino di un cimitero, anche questa è una criticità che ti impedisce di creare la zona di rispetto, cioè se tu hai un cimitero vicino, in qualche modo devi riuscire a schermare la zona del cimitero dalla zona di rispetto della tua sorgente. Quindi bisogna adottare, ovviamente, nel momento in cui tu fai questi studi, tutte le misure che servono o allontanare le attività che sono tendenzialmente capaci di creare dei problemi. Se ho una fabbrica di vernici, è meglio che vada da un'altra parte, per dirne una, no? Ecco. Ma anche se ho una stalla, è meglio che vada da un'altra parte. E quindi questo è un problema. E ovviamente tutta la zona deve essere sicura, sicura da molti punti di vista, compreso quello il rischio idraulico. Questo compito qua spetta alle regioni. Le regioni devono prevedere tutte le limitazioni necessarie. E qui c'è una frase terribile, perché proprio nella legge dello Stato a un certo punto si dice: in caso di inerzia da parte delle regioni, cioè diamo per scontato che le regioni questo lavoro lo faranno a rilento o non lo faranno, allora, vabbè, usiamo un altro criterio geometrico che è un'estensione minima, un raggio di 200 metri di diametro, un raggio di 200 metri intorno al punto di captazione. 400 metri di diametro significano 12.600 metri quadri. Un cerchio. Questa cosa qua piace moltissimo perché è facile da fare e anche di facilissima gestione, probabilmente, perché non hai da spostare tante cose in linea generale, no? Però non è proprio la cosa più corretta, perché se andiamo avanti, c'è stato un accordo Stato-Regione del 2002, stiamo parlando di 22 anni fa, che ha stabilito i criteri punto per punto che servono per stabilire le aree di salvaguardia, sia l'estensione che i consumi, sia tutte le caratteristiche possibili. Queste aree vengono stabilite secondo quei criteri che vedete, cioè secondo le caratteristiche geologiche del terreno, le caratteristiche idrogeologiche, anche la chimica del terreno e delle sorgenti, di tutti i punti di presa. E ci sono parecchie cose da dire a questo riguardo. Non sono moltissimi i criteri che vengono
che bisognerebbe seguire. Sono tanti perché, come dicevo, lo studio va fatto o su stratigrafie già esistenti oppure con sondaggi sostanzialmente, decine e decine di sondaggi. Quindi non è semplicissimo, ma è una cosa che va fatta in sostanza. Dopodiché la palla dalla regione passa alla città metropolitana o alla provincia e poi ai comuni, perché saranno i comuni su cui i territori ricadono che devono fare i piani attuativi, cioè che devono dire tu quella casa lì non la puoi costruire, tu quella fabbrichetta lì la devi spostare e via discorrendo. E infatti, ecco qua, ai comuni spetta emanare i provvedimenti necessari, no? Parlare con i proprietari e dire ci spiace, però avete questo terreno è nella zona di salvaguardia, qui potete fare questo, questo e quest'altro, non potete fare questo, questo e quest'altro. Vale a dire stabilire tutti i vincoli possibili. Ma poi la palla passa ancora dopo, no? Perché all'amministrazione provinciale. L'amministrazione provinciale ha le sue responsabilità. La sua responsabilità è quella di inserire, questo bisogna farci attenzione, nel disciplinare di concessione a carico del concessionario tutto quello che è a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e per gli adempimenti relativi al piano territoriale di coordinamento. Cioè, il comune fa un piano di attuazione sostanzialmente. Ma poi sarà il gestore che dovrà occuparsi di alcune cose e questo sarà specificato nel concessionario nel disciplinare della concessione e sono essenzialmente il controllo e la manutenzione. Anche qui bisogna spiegare una cosa. Le aree di salvaguardia possono essere di due tipi. Un tipo che si chiama dinamico, che generalmente riguarda le acque superficiali, è un tipo statico che riguarda invece sorgenti e pozzi. Il tipo dinamico è sostanzialmente un monitoraggio continuo, cioè se io ho un punto di presa d'acqua superficiale, io devo monitorarlo continuamente per vedere a che punto è il probabile che non ci siano possibili inquinamenti. Mentre invece la salvaguardia di tipo statico è proprio la costruzione di tutta una serie di infrastrutture che servono a contenere e a delimitare l'area. Ovviamente in questa catena di responsabilità entrano quindi, soprattutto per il monitoraggio, per la tutela dinamica, sia l'ARPA che l'ASL. Questo è ovvio perché in realtà spetta poi l'ARPA in genere che si occupa di fare i monitoraggi. Dopodiché, dopo aver detto tutto quello, si dice di nuovo che, ok, mi raccomando, almeno i 200 metri. No? E adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, perché questa qua è un'area, tanto per fare un piccolo confronto. Questa è Chiomonte, è un punto di presa a Chiomonte, in un posto che si chiama Carbonella, che è a circa 1500 metri dalle parti del Frais, è un posto di prati e boschi. Non ci sono abitazioni vicine, c'è un piccolo gruppo di baite che però risulta essere abbandonato. Diciamo che come criticità in questa zona qua, possiamo vedere forse un po' di pascolo, non tanto di più ovviamente, e forse questo sì, la possibilità che ci siano degli scogli di frane o cose di questo genere. Comunque sia, su questo noi abbiamo proprio lo studio sia dell'area di tutela assoluta, sia dell'area di salvaguardia generale e dell'area di protezione, che però è una cosa diversa ancora. Allora, l'area di salvaguardia assoluta, l'area di tutela assoluta è quel piccolo pezzettino che vedete là, quello rosso più piccolo così. Quello rosso più piccolo così, quella roba lì, se voi guardate è 1806 metri quadri, mentre secondo l'area di tutela del criterio geometrico sarebbe 314. Questo è un posto pulito, eh?
dove non succede niente. Mi domando come possa essere in una zona semicittadina. Cioè, quanto dovrebbe essere ampia l'area di tutela. Vabbè. Il resto, quello che vedete grande così, è l'area di salvaguardia, che qui è definita in due modi diversi perché una porzione è bosco e l'altra sono prati. Quindi c'è un'area di quello che vedete ZRR, è l'area di salvaguardia ristretta e questa è quella che vedete. Le due aree insieme che compongono l'area di salvaguardia fanno 419.863 metri quadrati. Secondo il criterio geometrico dovrebbero essere 125.000. Mi sembra abbastanza chiaro che pensare di proteggere le sorgenti con il criterio geometrico sia un tantino superficiale, se vogliamo metterla così, no? Appena appena, giusto un pochino. E poi andiamo a vedere come la SMAT tratta le zone di protezione già definite. Questa è una mia passione, ve lo dico. Questo qua è il Pian della Mussa, è la sorgente del Pian della Mussa, la mitica sorgente del Pian della Mussa. Questa è una vecchia foto, cioè una foto presa da un sito di escursionismo, perché quando l'avevo vista io non l'avevo fotografata. Questi paletti che si vedono qua di cemento una volta reggevano un graticciato che serviva a delimitare l'area di salvaguardia. La zona del Pian della Mussa ha un'area di salvaguardia fatta come un triangolone con la base, dice, quasi isoscele, con la base che sta lungo la strada, quindi la parte sud, e i due lati che convergono verso l'alto della montagna. Il lato che dà verso nord-est, chiamiamo così, al torrente, quindi non ha particolare bisogno di altre cose. L'altro lato invece confina con i pascoli. Questa zona qua io me la ricordo da sempre difesa da grate, da muretti, eccetera, eccetera. Però a un certo punto invece era ridotta in questo bellissimo stato. Questa è di gestione SMAT adesso, eh? Qualche tempo fa hanno ripristinato una parte della recinzione, ahimè, solo la parte verso la strada. Cioè, il tiro spinato si fermava qui, che è l'angolo tra la base e il lato che dà verso i pascoli. Il resto non esiste più. Il resto è conciato così, ecco. Non ci sono neanche più i sostegni di metallo, che sono marciti da tempo talmente da tempo immemorabile che non esistono proprio più. Esiste il muretto che in alcuni casi, in alcuni punti, non esiste praticamente più. Questa è la zona del pascolo, però, eh? Questa è la zona che confina con i pascoli. Io non credo che un pastore porti scientemente le sue bestie a pascolare nell'area di rispetto della SMA. Però ci possono andare e questa è una cosa che non si può, che non va bene. Questo dimostra che c'è una carenza manutentiva. Se vi ricordate la quantità di soldi che la SMAT destinava alla manutenzione, beh, questi sono i risultati essenzialmente. Per cui spero che di essere stata abbastanza chiara, perché poi in realtà problemi di falde e di fonti ne abbiamo, visto che la SMAT sta ritrivellando dei vecchi pozzi, perché in effetti anche le falde che sembravano esaurite nel tempo possono essere ricresciute. E bisogna anche ricordarsi una cosa che non ho detto prima, ma è interessante. Anche quando tu abbandoni una fonte, l'area di tutela e l'area di rispetto rimangono in funzione. Quindi non puoi comunque costruire o fare delle attività tendenzialmente nocive per l'ambiente in quell'area lì, anche se tu non utilizzi più quel punto di presa. E questa è una cosa che è stabilita proprio. Non solo, quando tu fai gli studi e trovi degli inquinanti, tu devi considerare quegli inquinanti lì come eterni, neanche fossero PFAS, ovviamente, no? Devi considerarli così, tu consideri che lì, quegli inquinanti lì ci saranno sempre. Quindi sono effettivamente molto vincolanti queste regole, il che spiega forse perché uno tende un po' a dimenticarsene un po', a non utilizzarle tanto, eh? Però sarebbero le cose che ci salvano alla fine, praticamente. Grazie. Questa è uno scavo.
Ah, questo non ve l'avevo fatto vedere ancora. Una cosa che non bisogna fare è scavare fino a raggiungere le falde, perché ovviamente crei un punto di inquinamento grave. E questo è uno scavo fatto per costruire, non è italiano, però vi devo dire, questo è francese, per costruire un condominio. Hanno scavato e alla fine sono arrivati alla falda. E così hanno dovuto, per fortuna, chiudere lo scavo e non costruire il condominio. Questo è quanto. E se qualcuno anche da casa ha delle domande, se vuole scrivere il nome in chat, così insomma vi diamo la parola. Sulla questione FAS, beh, premesso, io non sono un chimico, quindi prendete le cose che vi dico con beneficio, cioè dico delle cose molto, molto, molto all'acqua di rose. Sulla questione, queste sono inquinanti che vengono definiti eterni, in realtà hanno effettivamente una vita lunghissima. Sono però una pletora di inquinanti diversi, di sostanze diverse. Il problema è anche un po' quello, nel senso che si è enucleato un certo numero di sostanze che sono molto tossiche e si fanno gli studi e i monitoraggi soprattutto su queste, però ce ne sono moltissimi. Il sistema per togliere questi inquinanti in realtà ci sarebbe anche, perché almeno da quello che ho letto, esiste la possibilità di eliminarli attraverso un processo che si chiama osmosi inversa, che sostanzialmente sì, è esattamente l'inverso di quella che è l'osmosi normale, no? Quando tu hai l'osmosi normale, tu hai una soluzione più carica e una meno carica dall'altra parte e applichi una pressione su quella meno carica in maniera che attraverso la membrana semipermeabile, questa vada a diluire quella più carica fino ad avere più o meno una situazione di equilibrio tra le due parti. Pressa poco adesso, questa è proprio una spiegazione molto banale. L'osmosi inversa fa l'inverso, cioè tu applichi una pressione che è molto più forte della pressione osmotica che si applica nell'osmosi normale sulla soluzione più concentrata, in maniera da far passare dall'altra parte il solvente, ma trattenere le particelle delle molecole delle altre materie. Questo è un sistema che dovrebbe funzionare per togliere il PFAS, però è un sistema che è abbastanza difficile da applicare. La cosa da fare sarebbe non produrre più niente di quel genere, sostanzialmente. Però devo dire che è un problema che esula dalle mie competenze. Quello che potevo dirvi ve l'ho detto. E purtroppo c'è ovunque perché ce lo tiriamo dietro, in tutte le cose che abbiamo intorno, e queste cose che abbiamo intorno poi le mandiamo in discarica e dalla discarica si diffonde nell'ambiente. Quando io butto via una vecchia padella, sto facendo una cosa di questo genere, ma anche quando butto via una giaccavento, perché l'abbiamo in tutte le cose che sono impermeabili. Sono composti che sono stati scoperti, credo, intorno agli anni 50, ma applicati dopo, al momento è sembrata una scoperta meravigliosa, che rendeva impermeabile qualsiasi cosa, però poi con gli anni ha presentato il conto. Questa è una roba che in chimica succede abbastanza spesso. Fai una scoperta, dici che è una cosa bellissima e poi a distanza di qualche decina d'anni ti rendi conto che non va bene. Che tutta questa spiegazione bellissima, grazie Maria Cristina di avercela fatta ancora una volta, l'abbiamo fatta in comune davanti alla commissione Sesta, commissione ambiente competente per queste cose. E l'abbiamo fatta per ricordare, come accennava Maria Cristina all'inizio, che c'è una delibera che abbiamo presentato noi con migliaia di firme di cittadini di Torino. E chiedono al comune, grazie mista di maggioranza della SMAT, di intervenire e di obbligare, insomma, SMAT, che è il nostro idraulico, i padroni della SMAT siamo noi, il comune di Torino, ripeto, è azionista di maggioranza, che
E devono dare l'indicazione perché questa situazione venga superata, venga corretta. Non si aspettino 30 anni come Ma sembra non che bastano 30 anni, eh? Non bastano 30 non anni. bastano 30 anni, devono accelerare il numero delle individuazioni e di esecuzione delle realizzazioni delle zone di salvaguardia. Purtroppo sono rimaste, temo, parole un po' al vento, perché non si vede un movimento, non si è capito bene dalla Commissione quali intenzioni abbiano i nostri consiglieri, perché bisognerebbe mandare avanti quella delibera di iniziativa popolare che interviene. Proprio perché i consiglieri non intervengono, la legge italiana dice che il Consiglio Comunale ha competenza sul governo, la gestione delle aziende di proprietà o partecipate dal Comune e non esercita questa competenza e non dice alla SMAT quello che deve fare. E quindi anche l'iniziativa di oggi, sia pur rivolta a un pubblico limitato, ha lo scopo di divulgare questa esigenza e di sostenere che quella delibera di iniziativa popolare non può continuare a dormire nei cassetti del Comune di Torino, perché le firme le abbiamo raccolte anni fa, le abbiamo depositate in Comune l'anno scorso, è stata discussa una volta o due nelle commissioni. E così è rinviata e non si sa sine Sine die, sine forse e die, non ja. vogliamo che sia sine die, Ecco. ecco, era per aggiungere solo questo. Sì, anche perché o cambiamo passo e ci si decide a difendere quello che abbiamo in modo decente e scientifico, in maniera da non finire a dover dire, vabbè, ah, questo è inquinato, non importa, vado da un'altra parte, scavo da un'altra parte, ho esaurito quella falda lì. Ma non ha mica importanza. Lasciamo perdere che nel criterio di definizione delle aree di salvaguardia si parla anche di criterio temporaneo, vale a dire, io quando stabilisco l'area di salvaguardia e ho fatto lo studio sulla falda che c'è sotto, ti so anche dire quanta acqua tu puoi prendere per non esaurire la falda e in quanto tempo. Questo ovviamente si fa utilizzando degli studi, in pratica tu hai una serie di dati che ti vengono, sai qual è la piovosità media, quindi sai quanta acqua potrà arrivare in quella falda nel giro, non so, di un mese, di un anno, di quello che è, no? Sai la permeabilità del terreno, quindi sai quanto tempo quest'acqua ci metterà per arrivare fino alla zona, alla falda freatica. Sai tutte queste cose e tu puoi dire con una certa, insomma, con un relativo margine di errore, un margine d'errore accettabile, quanta acqua tu puoi pompare via di lì per conservarti la risorsa negli anni a venire. Ma se tu questi studi non li sai, no? Ovviamente tutta questa montagna di cose che dovresti, che potresti sapere e che ti servirebbero per una gestione oculata della risorsa che hai, una risorsa che sappiamo che sta diminuendo. Noi consumiamo sempre più acqua, l'acqua viene consumata per fare qualsiasi cosa, ma cioè, non c'è industria che non usi l'acqua. Però questo criterio di fare le cose con una certa faciloneria, perché è più comodo, però conduce a uno spreco enorme di questa risorsa. Beh. Non per nulla i pozzi di città sono completamente inutilizzabili ormai. Tutti i pozzi che avevamo nell'ambito cittadino non sono più utilizzabili, senza parlare di quello della Tisse. Veramente, quella è una plaga, eh? Dimmi. Dai, perché poi non si sente nella. Grazie.
Ne porterai la responsabilità se parlo. Dimmi. Ma tanto carichiamo però il più possibile, quindi lampa bene e quindi capisci Guarda, se tu parli con un tecnico, se tu parli con un tecnico, ti dice che abbiamo delle capacità di depurazione immense e che quindi si può fare, tu potresti cavare acqua più o meno dappertutto, basta che poi la depuri in modo ragionevole. Tant'è vero che noi ci beviamo l'acqua del Po, che non è mica tanto pulita di sé, però resta il fatto che l'acqua del Po la beviamo perché c'è un impianto di depurazione molto raffinato. E tutto sommato anche abbastanza costoso, se devo dire, anche come gestione, molto importante, se no tu non potresti berla quell'acqua lì. Poi certo, se tu vai a vedere, non so, quelli che stanno nelle stazioni spaziali si bevono sempre la stessa acqua che passa attraverso il loro organismo, la ribevono, però non è una cosa che tu possa fare su larga scala. E poi comunque tutti gli inquinanti che tu butti, quelli rimangono. Una volta che tu li hai tolti dall'acqua che vuoi bere, dove li metti e cosa ne fai? Rimangono comunque nell'ambiente. E non si può andare avanti all'infinito, è così. Quindi ci vuole un cambio di passo proprio, cioè tu non devi più inquinare, devi difendere quello che hai e devi limitare l'inquinamento dappertutto, a tappeto. Scusate, ma dov'è l'impianto di cui si pensava dell'acqua? Sangone. Ci sono quattro bocche profonde del Po, alla confluenza Pesca. con il Sangone. Pesca. Sì, pesca, poi ci sono pesca dalle bocche profonde, poi ci sono, mi sembra, due camere di filtraggio, poi due camere di decantazione a livelli diversi, cioè l'acqua viene fatta decantare sul serbatoio, poi pompata sul serbatoio sopra e nuovamente filtrata. È un procedimento non indifferente, però è un bellissimo impianto, molto raffinato, molto bello. In effetti ci beviamo quell'acqua lì. No? Penso di sì. Non, quando l'hanno fatto il Po Sangone? Non me lo ricordo. Forse tu hai la memoria. Verso il 70, 75. Forse è entrato in funzione negli anni Ottanta, credo. Sì, perché SMAP, adesso le date esatte Le date non esatte non ecco, le so. però il consorzio Po Sangone era un consorzio antecedente al 75 ed è dal 75 poi che viene assorbito, diciamo, da Da SMAP, smart. che si unisce all'acquedotto Città di Torino per dare origine a SMAP. Quindi è molto bello quella cosa lì. Poi, parlando chiaro, vai in Israele e tu bevi dell'acqua desalinizzata, no? Perché questo è, no? Intanto, se vai in Israele, non sognarti di consumare 220 metri cubi di acqua a testa, non esiste proprio, eh? Se ne hai a disposizione 120, sei già fortunatissimo. Se sei un palestinese, magari ne hai solo 60, eh? Ecco. Per dirne una. Non voglio fare politica adesso, però questa è la realtà. Poi, peraltro, se tu sei un americano, allora ne consumi anche 450 di metri cubi, capisci? È uno spreco generale. È uno spreco generale che si estrinseca in mille rivoli, gli acquedotti che perdono come colabrodi, quell'acqua lì che è persa. Per carità, poi finisce di nuovo nelle falde, eccetera, eccetera. L'acqua meteorica che noi buttiamo in Po dopo averla oltretutto filtrata con costi anche tutto sommato non proprio indifferenti, no? Quando tutto sommato invece potrebbe andare, se la città non fosse così impermeabile, a ricostituire il fango, per dirne uno, i famosi giardini della pioggia di cui abbiamo parlato in un'altra occasione. C'è anche un movimento che si chiama delle città spugna. Sì, le città spugna sono un'invenzione recente in cui tu togli tutto quello che puoi dell'impermeabilizzazione dei suoli, tutto veramente, cioè
devi togliere il più possibile e costruisci una serie di serbatoi sotterranei in cui l'acqua filtrata dal terreno, quindi già abbastanza ripulita, perché tutto sommato il terreno filtra abbastanza bene, raccogli quest'acqua e poi la puoi usare o per depurata per gli usi umani o anche per l'irrigazione, cose di questo genere qua. Un esperimento di questo genere, che è americano, lo stanno però facendo in alcuni comuni dell'area milanese. Di togliere tutto il possibile di questi Cemento. suoli impermeabili, cemento, asfalto, quello che è, dove non è indispensabile, no? E recuperare in questo modo l'acqua meteorica che invece il nostro collettore mediano, che costa così tanti soldi, la butta decisamente in po' il più in fretta possibile. E questo è quanto. E poi appunto gli acquedotti, perché se mi venite a dire che un sistema anche raffinato quanto vuoi, che ti permette di scoprire le falle immediatamente. Mi va benissimo. Hai scoperto le falle molto in fretta, però le falle ci sono e continuano ad esserci. Forse se tu cambiassi tubi e li mettessi nuovi, avresti meno buchi e meno perdite, no? Anche perché questo sistema di monitoraggio, se ho capito bene, sarà in funzione nel 2032, mi pare. Ecco, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo per perdere il 30% della nostra acqua, così. E poi noi siamo ancora bravi, perché se vai nel sud dove piangono la siccità e bevono l'acqua presa dalle taniche, però lì hanno acquedotti che perdono 40, 50, 60% dell'acqua presa. E questo è folle semplicemente. Avete altre domande? Non era così farlocca, la tua domanda. Interessante, questa non è una domanda, però è la seconda volta che sento la tua domanda. Questa è in maniera più attenta perché c'è un'altra, insomma, c'è un'altra, questa non è direttamente di fronte all'Israele. È interessante perché sì, questo discorso della protezione della protezione sui clienti. Si mette all'interno di un contesto molto più ampio, senza poi spostare l'attenzione. Veramente noi stiamo perdendo acqua a livello di continenti, acqua dolce nel tempo, e questo diventa un problema. Perciò, tu prima hai parlato di un calcolo che andrebbe fatto, si può fare, senz'altro, è stato fatto nel tempo, il tempo di ricarica della banda, della prima banda. E diventerà sempre più complicato da fare anche laddove uno investe soldi, soldi in personale, tutto, proprio perché c'è poi un cambiamento e noi lo abbiamo vissuto 2 anni fa. Cosa vuol dire non vedere una goccia d'acqua e cominciare a vedere che si abbassano le valve, tutti gli altri che sono morti, tutto quello che insomma, non segue. Ed è un problema, cioè anche il fatto di buttare via l'acqua, il discorso della cementificazione. C'è proprio uno studio che sarebbe bello anche vedere assieme, che si chiama Nuovo Paradigma dell'Acqua, e parla proprio come nel continente, si parla nel continente europeo, si sia prosciugato il territorio per via di un certo tipo di coltivazioni, di cementificazione e di perdita di vegetazione, che tramite l'evaporazione consentirebbe di riportare quei cicli di perturbazioni vocali, eccetera, eccetera, invece adesso sono tutto l'opposto perché è difficile tornare indietro. Sì. E quindi questo lavoro qua diventa qualcosa di Ma fondamentale. rientra in un panorama più ampio che parla di risparmio della risorsa in realtà. Questo è un tipo di risparmio, cioè tu cerchi di usare meglio, le risorse che hai, e questo è un tipo di risparmio. L'altro tipo di risparmio è non sprecare le risorse che hai, ovviamente. Quindi non buttare via l'acqua, in agricoltura usare magari delle varietà, delle cultivar che hanno meno bisogno di acqua, fare delle enormi estensioni di mais per alimentazione animale non è una cosa tanto ragionevole a questo punto. Poteva essere ragionevole quando acqua ne avevamo quanta volevamo,
ma adesso non più, perché quella è una delle culture che ne mangia di più e noi la usiamo per dare da mangiare agli animali. No, non va, non è una cosa che vada bene. Ancora peggio, per fare pannelli Per sintetici, fare solari. no, Ah. no, pannelli proprio finto legno, Sì, diciamo. sì, 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 sì. Eh sì. Sì, no, ma lo spreco è ovunque ormai, è una cosa così. Però non basta. Il problema è anche che adesso è piovuto tanto. Ma no, continua a piovere, no? Continua a piovere e noi stiamo a parlare di siccità, ma cioè, non, sembra una cosa senza senso. Continua a piovere, ma la temperatura è talmente alta che questa pioggia non viene stoccata come succedeva una volta sulle Alpi che abbiamo alle spalle. Io ho visto lo zero termico intorno ai 3.000 metri. Cioè, adesso, alla fine di ottobre, intorno ai 3.000 metri, è una cosa che generalmente succedeva all'inizio di settembre, al massimo intorno al 10 settembre. Questo significa che lì piove e va bene, ma scioglie ancora, continua a sciogliere. E i nostri ghiacciai perdono non soltanto la superficie, ma anche lo spessore. Hanno perso tutti mediamente un quarto del loro spessore nella parte alta, nel bacino di alimentazione. Non parliamo delle lingue perché non esistono più praticamente, esiste forse solo, parlo della parte italiana, credo che esista solo la lingua ancora del ghiacciaio della Bremba, veramente visibile, anche se. E questa esiste perché è stata coperta negli anni da un certo numero di frane che schermano la luce del sole. Una volta io me la ricordavo bianca brillante, adesso è grigia di pietre, ma sotto il ghiaccio c'è. Però non è che possiamo ricoprire i ghiacciai, eh? Cioè, questa cosa qua non è economicamente sostenibile e neanche ecologicamente, perché li ricopri con cosa? Con dei teli di plastica. Ovviamente, non puoi fare altrimenti, oltre al lavoro che ci vorrebbe, eccetera, eccetera. Quella è una risorsa che ci stiamo giocando, ma è nell'ordine della natura, non possiamo farci proprio niente. Quello che possiamo fare è cercare di mantenere quello che abbiamo. E visto che piove, teniamo quest'acqua. C'era la banda e Non la vedevo, aspetta, scusami. Silvia, Sì? possiamo darle la parola se Teniamo la vuole parola. intervenire. Dove sei? Eccoci. Adesso vediamo. Posso? Sì, ti Aspetta che sentiamo. ti solo cerco. Come si. Bene. Volevo ritornare al tema del manifesto dell'incontro, che riguarda appunto la questione fa anche la questione PFAS. Per ricordare questo, che dai dati pubblicati dalla SMAT del 23 di marzo 2023, sono risultati per 19 comuni della Valle di Susa in cui io vivo, sono risultati anomali con delle presenze di PFAS in attese. Successivamente, da quanto dichiarato dai vari organi di controllo, questi valori sono rientrati. Quindi, in sostanza c'è una dinamica di comparsa di valori anomali importanti, per esempio, Madonna della Losa, che è un sito a 1200 metri, piuttosto che Chiomonte, Madonna della Losa 96 nanogrammi litro. Chiomonte 86, 82, 86. Ora, la domanda è questa: quali sono le dinamiche e quali sono gli elementi, che ne so, meteorologici piuttosto di ricarica della falda, che possono, far arrivare a valori così importanti di inquinante e poi una diluizione decisamente importante che abbassa i valori?
E certo, il problema è sempre quello. In effetti questi dati avevano sbalordito abbastanza perché ci si immaginava che quelle zone lì fossero in qualche modo meno esposte a questo tipo di inquinamento. Probabilmente l'inquinamento da quelle parti lì viene proprio dai rifiuti sostanzialmente, dai rifiuti che... E c'è certamente un processo di diluizione che fa abbassare la presenza dei PFAS. Non la elimina mica però, eh? E se noi teniamo conto che questi hanno la capacità di accumularsi negli organismi viventi anche, quindi le bestie che si sono bevute l'acqua che aveva il PFAS a quelle cifre lì, se lo mantengono nel loro organismo e quando noi andiamo a macellarle, ce lo mangiamo e l'abbiamo pure noi. Questa è la catena alimentare. Il fatto che per un caso fortunato di ricarica della sorgente, di ricarica della presa, ci sia stata una diluizione importante, non elimina in realtà il problema, perché quei PFAS lì sono comunque rimasti nell'ambiente. In quel punto lì ce ne saranno di meno, ma sono andati da un'altra parte. Se tu non li hai tolti, questi rimangono e si accumulano appunto negli organismi di chi ha bevuto quell'acqua. Si accumulano anche nelle piante, nelle radici delle piante, nel terreno. E quando tu vai a seminare la tua cicoria, che ne so, in un terreno inquinato, rischi di mangiarti cicoria inquinata. E questo non è una bella cosa, tutto, una bella prospettiva, tutto sommato. No, per i PFAS bisogna eliminare la produzione, non c'è un'altra soluzione, eh. La possibilità di sostituirli con altre cose che al momento sembrano meno dannose c'è. Al momento, perché io sulla chimica ho sempre dei dubbi. Ho sempre i dubbi che dopo 30 anni mi vengono a dire, però quella roba lì faceva male. Su questo è difficile prevedere, però. L'unica cosa è che bisogna toglierli, bisogna o toglierli dalle sorgenti, cioè toglierli dall'acqua, e ci sono i sistemi costosi quanto vuoi, volendo puoi farlo, e poi non devi produrli. Tutto lì. Sono rifiuti speciali a quel punto. Andrebbero trattati come rifiuti speciali, non finiti in discariche comuni. Grazie. Figurati. Ma se non ci sono altre domande, possiamo chiudere l'incontro, la discussione, l'incontro. Sì, augurandoci che Augurandoci che le cose possano andare un po' meglio. i consiglieri comunali facciano il loro dovere. Sì. Speriamo. I consiglieri comunali, che la SMA e che i consiglieri comunali abbiano capito qual è il problema? Perché una delle difficoltà è proprio quello, che i consiglieri comunali, io capisco che quando tu sei eletto non puoi essere un esperto di tutto quello dello scibile universale, però devi informarti. Ma scusate, non è che Dimmi. visto che c'è un po' di tempo sui PFAS, io qualcosa di più aggiungerei. Io Bravo. sono un chimico. C'era su quei numeri c'era anche il problema della loro attendibilità, perché non va dimenticato che erano stati recuperati a posteriori da Greenpeace attraverso un'analisi di numeri che erano disponibili, come posso dire, su base volontaria, perché non erano d'obbligo quelle analisi. Quindi è chiaro che questa variabilità che è stata osservata faccia parte di un sistema che non è controllato. È stata occasionale, è stato sollevato un problema che adesso deve essere affrontato in modo strutturato. Quindi, per esempio, adesso la sorveglianza sugli PFAS va inserita da parte delle amministrazioni in modo oggettivo, quindi dotandosi di tecniche analitiche adeguate, perché poi io nel rapporto di Greenpeace, di nuovo, io non so chi usasse quale tecnologia per andare a cercare sostanze che sono comunque quantità infinitesimali. Sì. Davvero difficile da definire. Quindi la sorveglianza di questo va attuata, di nuovo a tutela. Sì.
non solo geometrico, chiamato geometrico. Non solo col criterio geometrico. No, geometrico oggi che gli inclinati appunto si trasferiscono. Infatti. E questo di sicuro. E poi purtroppo la cosa più vera che è stata detta non vale mica soltanto per l'infanzia, neanche per le cose di sentire. Cioè i principali filtri siamo noi. I principali filtri siamo noi umani. Siamo noi quelli che in natura in questo momento stanno togliendo dall'ambiente la maggior quantità, proprio perché noi siamo al vertice di quello che ho Della detto di magnificazione biologica di cui parlavo prima. E quindi questo è drammatico, ma è così, ma lo stesso vale per i nostri polmoni, per le cose sottili e con i numeri che ci sono. microplastiche. E le microplastiche che sono un'ulteriore problematica. Adesso non è che lo vogliamo, però quello che a me colpisce è questa distanza tra il fatto che ci sia qui presente un'associazione che analizza il problema in tutti i suoi contorni, partendo da, diciamo, mettendo al primo posto quelli che sono i valori costituzionali, l'ambiente, la salute, e altri che invece non si preoccupano nemmeno di fare una recinzione per O la lasciano prevenire. cadere quando c'è, questo è ancora peggio. Perché vuol dire che non c'è, Ma poi, che anche. poi, come posso dire, è un po' come quelli che propongono, che propongono il TAV e poi non si preoccupano nemmeno di gestire una linea di autobus che permetta alle persone di muoversi tra Bardonecchia e San Gian del Moriè. Noi ci facciamo una linea strategica importante, fondamentale, senza di quella essere un anno e mezzo che è bloccato. Ma non sei capace di fare. Se è così importante. Il costo Ma di quell'ordine di grandezza. Sono quelle evidenze, no? Palesi di un disinteresse, di una è presenza proprio buon all'interessante. senso, praticamente. Buon Sarebbe senso. buon senso fare queste Sì, cose già. qua. Parlando d'acqua, se andiamo a vedere le gallerie della cava, le venute d'acqua che vengono dalle rocce, c'è uno spreco spaventoso di acqua anche lì. Tra l'altro ha dato dei grossi problemi dalla parte francese, ho letto. Perché tu fai lo scavo, dreni l'acqua dalle rocce e lì c'erano dei piccoli invasi, delle piccole dighe che sono diventate instabili, perché ovviamente c'è stato un abbassamento delle rocce di spalla e quindi quelle dighe lì hanno dovuto in parte svuotarle addirittura, perché le montagne dentro l'acqua ce l'hanno, ne hanno anche tanta generalmente dentro. Adesso se sapevo che tu facevi il chimico, ti chiamavo qua a parlare dei PFAS e dell'osmosi. Il dramma è che su queste due dimensioni, cioè per riuscire ad avere una città, non si può pensare di andare. Cioè, No. c'è anche. Cioè, Vieni qua, dai. ah, Dai, ma facciamo vedere. io da chimico, va bene. Scusate, mi introduco, da ospite mi introduco perché comunque seguo anche altre vicende, questo è vero. Sì, mi siedo adesso. Che ne so, perché poi dobbiamo anche raccontarci quello che succede altrove. Io non so quanti sanno che a Brescia il processo Caffaro amministrativo, non penale, ha obbligato la Caffaro adesso a dare un importante risarcimento al territorio. Si stanno attivando per cercare di recuperarlo, non penale. Attenzione, perché ogni volta che parliamo di penale in Italia c'è un crollo. A Brescia c'è stato un inquinamento da, come che si chiama, diossine legate alla Caffaro, che in alcuni ambienti della città, giardini pubblici, c'era una concentrazione di diossine pari a quella che c'era in Vietnam quando utilizzavano la gente il defoliante, eccetera. Cioè, in quella situazione è inutile girarci troppo intorno, non c'è niente che possa sostituire, cioè bisogna prendere un terreno e fargli un trattamento con dei solventi di estrazione, insomma, cose non soltanto inimmaginabili, ma che comportano tecnologicamente quello che poi si chiama cioè il passaggio di problema, no? Una cosa complessa, risolvo il problema lì, lo sviluppo di più da un'altra parte, perché è un po' lo stesso vale.
quando le dimensioni, no, della purificazione raggiungono i numeri che servono per alimentare d'acqua una città come Torino. Se fare l'osmosi inversa, che produce mediamente qualche litro al minuto di sostanza pulita, chi lo fa? Volete sapere chi fa l'acqua pura? Io ho dovuto occuparmi di produzione di acqua ultrapura. Sapete chi lo fa? Lo fanno le grandissime aziende che producono i chip. E sì, perché la produzione di un chip, di un sistema per elettrotecnica, per elettronica, avviene attraverso processi di cristallizzazione controllata. Se questi processi di cristallizzazione, mentre proseguono, trovano un ambiente che sia minimamente inquinato da anche soltanto ioni, come sì, Diventano storti, no, non si nascono bene, deformano. e adesso il problema è stato abbastanza risolto, ma fino a, diciamo, 10-15 anni fa la quantità di prodotti di quel genere fallati era elevatissima. Ce ne sono un 20% degli hard disk o di altri prodotti. Quindi le industrie che producono questi materiali producono quantità di acqua ultrapura enormi. E se voi andate a cercare online, il mercato dell'acqua ultrapura è in grande crescita e vi consigliano di investire in quel settore. Tanto che ci sono zone del mondo dove si fa questo, per esempio al confine fra Messico e Stati Uniti o in altri paesi. Quindi lì sì, ma perché si fa? Perché lì c'è una ricaduta, un'aggiunta di valore commerciale su un prodotto che è drammatico, non pensarci, non si fa certamente per la gente in Bangladesh. Ecco, quindi io quello che voglio dire, non so, io sono un chimico e quando lei ha detto quelle cose sulla chimica, io dico sono d'accordo, perché la cosa che più mi faceva paura quando parlavano i miei colleghi, i miei professori, era pensare di un problema prodotto dalla chimica attraverso la chimica, che mi sembra un'escalation. Ecco, quindi quello che voglio dire è che quando si vuole porre rimedio ad un problema creato dalle tecnologie attraverso una soluzione tecnologica, in realtà noi stiamo parlando di un'escalation, cioè non lo si Sono figlia di risolve un così. chimico, Ah, capisci? sì. Quindi questo va detto, cioè l'insostenibilità del sistema, cioè devi prevenire, hai una risorsa che è gratuita dal punto di vista economico e naturale, che se la preservi hai la benedizione di averla, di averla Noi cioè, abbiamo la in benedizione di Piemonte. averla. Noi abbiamo la benedizione di averla in Piemonte, cioè non preservare l'acqua in Piemonte è uno scempio, un'empietà, una cosa che dovrebbe essere appunto non so È come si come dice, avvelenare l'aria, se ci pensi, ma eh. sì, come velenare, cioè come quando venivano messi, un'eresia, È è un'eresia. un'eresia, no? Perché solo che poi, vabbè, quando invece si pensa all'acqua come una merce, allora sì, Allora sì, come dicono allora. loro, la potenzialità non è ancora emersa del tutto, la vendiamo ancora ad un prezzo basso e c'è mercato, cioè c'è possibilità di andare in un Beh, non mercato. ci Cioè, sono tante merci che tu metti in giro senza averle pagate come l'acqua, eh? mamma mia, Perché è paghi la da risorsa che non viene paghi. solo distribuita ed è gratis, voglio dire, per forza. Lì sopra deve essere una tentazione quasi irresistibile farci dei guadagni, eh? Perché appunto non paghi la materia prima, quando mai? Non c'è un'industria che possa godere di questo privilegio. Non solo, non solo non paghi la materia prima, ma è talmente indispensabile che nessuno ne può fare a meno. In una bottiglia d'acqua minerale il costo vero è la plastica, perché Penso costa di sì. no? Sì, ma ancora adesso, cioè comunque il costo di un metro cubo di acqua potabile, quanto costa? 3 euro? Il No, costo al costa metro cubo di meno di 3 euro, cioè meno di 3 euro, sì. un metro cubo di acqua calda ha un Oh. costo dell'ordine fra i 15 e i 20 euro. Calda, cioè se la scaldate, l'energia ve la fa pagare
sui 20 euro, 20-25, dai, 25 euro, che comunque 25 diviso 1000 significa che pagate un litro d'acqua calda nelle vostre case 20 centesimi, forse meno. Ma fredda deve avere un costo attuale di 3 euro, qualcosa di questo genere. 3 euro è qualcosa. Il costo dell'acqua A metro cubo potabile a metro cubo, più o meno. della risorsa. Tariffa. Perfetto, sì, siamo quelle cifre lì. Il dramma è che, cioè, come posso dire, il dramma è che è una risorsa talmente indispensabile che comunque un qualunque piccolo aumento su questo fa poi salire tutti gli altri costi drammaticamente, perché Ovviamente. è usata in tutto. Sì, e poi noi abbiamo delle cose che sono proprio poco ragionevoli. Voglio dire, ci sono dei posti, ma neanche tanto lontani, dove tu hai un doppio sistema. Hai il sistema dell'acqua potabile, e il sistema dell'acqua per l'irrigazione o per gli altri usi. Un recupero delle acque grigie, perché no? Un recupero delle acque grigie da utilizzare. Non lo so, nei bagni ad esempio, no? Queste cose si potrebbero fare benissimo, non sarebbero mica neanche tanto complicate, voglio dire, eh? Non ci vorrebbe poi la luna per fare queste robe qua, però è così. Grazie della vostra Direi pazienza. che no, grazie Ma a non... te. Abbiamo finito su delle note non troppo allegre, devo dire, purtroppo. Va bene, ci accomiatiamo Sì, anche. se volete Salutiamo salutare... gli amici che erano Salutiamo collegati. Salutiamo tutti voi, vi ringrazio di avermi ascoltata. grazie a me di questa lezione molto utile.